spazio quindi alle emozioni, spazio alla cultura, spazio ragazzi alla sensibilizzazione della lettura. Leggete, leggete e leggete. Al Salone Internazionale del Libro, che si è svolto dal 9 al 13 maggio al Lingotto di Torino, la Calabria è stata la vera e autorevole protagonista, dimostrando in maniera evidente, con la numerosa presenza di ospiti e visitatori, la grande voglia di cultura e il grande interesse verso la nostra regione. È uno degli appuntamenti più importanti questo, perché è una Calabria che ha fortemente puntato sulla cultura, sull'istruzione, quale vero ascensore sociale. Quindi vedere sempre più partecipazione a questo importante appuntamento annuo, vedere sempre più scrittori, editori calabresi e non solo che tengono ad essere presenti ci inorgoglisce, ma ci inorgoglisce soprattutto l'avere tantissime scolaresche, tantissimi ragazzi che vedono nella lettura occasione di rinascita interiore, di rinascita sociale, perché sappiamo che la lettura rende liberi e permette di nobilitare gli animi di tutte e di tutti. Grande successo e partecipazione allo stand della Calabria, che nei suoi oltre 200 metri quadri ha ospitato tanti incontri con la presenza di autori e relatori illustri, dando visibilità alle case editrici calabresi e accogliendo migliaia di visitatori e curiosi in uno spazio caratterizzato da un allestimento moderno e accogliente. Noi siamo molto soddisfatti dell'esperienza. Abbiamo realizzato questo allestimento di 200 metri quadrati cercando di interpretare quello che fossero i desiderata dell'amministrazione regionale calabrese. È stata una bella sfida, in tempi ristretti abbiamo messo su un progetto, realizzato delle aree accoglienza e siamo soddisfatti anche perché ci sono stati dei riscontri e dei riconoscimenti da parte anche di testate giornalistiche di livello nazionale come il Fatto Quotidiano. Sulle parole di Saverio Strati, si potrebbe fare di questa terra un paradiso, il presidente della regione e la vicepresidente hanno voluto incentrare l'edizione 2024 della Calabria al Salone del Libro, dedicando anche una parte dello stand alla Fabbrica dei Pensieri, sulla quale i visitatori hanno apposto frasi e disegni. Un fittissimo calendario di incontri che ha visto susseguirsi nell'area espositiva della Regione Calabria nelle 5 giornate della Kermesse oltre 200 autori, editori, giornalisti e rappresentanti istituzionali. Il ricco programma su indirizzo della vicepresidente Princi è stato curato da Maria Francesca Gatto, dirigente generale del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità. Il Salone del Libro rappresenta uno degli eventi di punta fra le tante iniziative del Dipartimento Cultura e Istruzione. Su indirizzo del Presidente e del Vicepresidente, anche quest'anno abbiamo realizzato un programma che sta facendo registrare numeri da record in quanto visite e presenze, e con un grande apprezzamento di pubblico. Il bookshop Libreria Calabria è stato curato dal sistema bibliotecario Lametino. Uno stand molto vivace, ben costruito, ricco di partecipanti e di colori, dove viene presentato il meglio di quello che è la Calabria in questo momento.